What's good? Welcome to my crib. Let's go. Ciao a tutti, io sono Briller, vi ho portato in America per fare una house tour di casa, non è casa mia, è casa dei miei. Iniziamo. Sarebbe sbagliato non iniziare in cucina. La prima cosa da notare è questa isola bellissima in mezzo alla cucina, fatto di marmo, bellissimo, toccatela, mamma mia, perfetto. E ci mancherebbe la macchina di caffè americana. Ah, ogni mattina mi faccio un bel po' di caffè americano, che so che vi piace tantissimo, se siete intelligenti. Vediamo cosa c'è nel frigo. Il frigo, ecco, Parì, Sicilia. Li ho presi solo in Sicilia, mi pare. Vabbè. Una cosa che ancora non avete in Italia. Orange Vanilla Coke. Dopo me faccio un bel po' di Orange Vanilla Coke. Woo! Let's go. Abbiamo le cose tipiche: piadine, pane, formaggi, schifezze, Coca-Cola, torta, Mountain Dew, uova, marmellata. Un gallone di latte. Mamma mia, che bella roba. O se vuoi, sei una persona semplice, vuoi una birretta, eccola qua. Poi abbiamo pure surgelatore qua, pieno sempre di schifezze, siamo tanto in America. In America siamo attenti ai dettagli delle bevande. A me piacciono tanto le mie bevande fredde e fresche, per questo ci metto ghiaccio. Brindisi agli italiani, ragazzi. Cheers. Allora ragazzi, veniamo un po' qua in questa stanzetta da mangiare per due persone. Io vengo qua ogni tanto, faccio un bel po' di lavoretti, faccio qualcosa qua, se non so che ore sono, ecco l'informazione che mi serve. Un bel quadro che rappresenta la mia passione, l'Italia. E ora abbiamo il salone. Grosso così e così. Se vuoi guardare i tuoi filmetti su questo, sicuramente ci vedi benissimo. Magari sei stanco dopo un bel po' di lavoro e vuoi rilassarti sul divano qua, sempre con la bevanda all'ananas con ghiaccio. Life's good. Però mica ci possiamo rilassare tutto il giorno. Quando tocca fare le cose che vengono fatte, che vanno fatte, possiamo entrare nello studio. Eccoci qua. Scusate il disordine un po', però è stato un giorno molto faticoso, pieno di quadri per ispirazione. E il quadro forse più importante non è questo, ma questo. Dovete sapere che vi porto ovunque, anche in Florida. Eccovi qua, bravi. Andiamo. Una cosa che noterete di questa casa è che sono sempre piene di piccoli modi di dire living the dream. Viviamo il sogno, tutti i giorni lo stiamo vivendo, anche voi. Oppure forse ti senti solo, ti senti fuori l'amore, basta guardare qua e ti ricordo che effettivamente questo mi ama di più. I love you more. Ora andiamo dove succede la magia, dove fanno i figli. Beh, dove... scherzo, è la stanza dei miei. Andiamo. Benvenuti. Col gatto malvagio. Abbiamo l'ospite nera qua con noi. Sophie, come stai? Se stai benissimo, non dire niente. Ok, perfetto. E di nuovo ragazzi, se state passando un periodo difficile, ricordatevelo,
Enjoy the little things. Goditi i piccoli piaceri della vita. Andiamo nel master bathroom per vedere se devo pulirmi, se devo sentirmi molto fresco e pulito. Vengo qua. Abbiamo tre specchi, due lavandini, tanto spazio per mettere tutta la roba, prese, tutto quello che serve lo trovi qua. Vengo qua quando sono sporco, chiaramente mi faccio una pulita molto buona e esco così, mi asciugo così ballando e poi forse devo andare in bagno. Dopo la doccia. Può capitare? In quel momento vengo qua, apro questo. Oh Dio, guarda che c'è quando sto cagando. Posso ricordarmi che questo mi ama alla luna è ritornato. Grazie. Wow. Mi sento amato in questa casa. Usciamo dalla master bedroom, ragazzi. Perché adesso andiamo in piscina. Andiamo. Welcome to the pool. Di nuovo, ci sono anche spazi per riposarsi qua fuori. Quando è caldo d'estate, sei stanchissimo e ti dici, vabbè, andiamo a riposarci un attimo sul divano. Ragazzi, Florida è un posto caldo. Oggi è il 23 marzo eppure si sta benissimo. Man, is it nice? Me lo godo tutti i giorni. E questa vita è rilassante, è bellissima. Dai. Allora ragazzi, ora mi asciugo e andiamo a vedere le stanze degli ospiti. Andiamo là. Smetti di camminare da figo. Why not? Ah, e prima di andarci... Magari vuoi far diventare la tua casa una casa aperta? Ci mancava solo questo per fare questa casa una casa bellissima, ragazzi. Dai. Allora, ragazzi, prima di entrare... Perfetto. Niente di che in questa stanza, sinceramente. Letto, e come potete vedere, questa stanza è fatta al tema di flamingo. Ecco, ecco. Fenicotteri. Ah, fenicotteri. Quindi ragazzi, spero come sempre che questa casa e questo video vi sono piaciuti. Per me è stato un piacere far vedere casa mia, anzi casa dei miei purtroppo, John e Brian. E... Allora ragazzi, ora dovete andare, vattene, andatevene, non siete più il benvenuto qua, vaffanculo. Woo!